Gianborno, ragazzi, Gianborno, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in un video folle che ormai faccio tutti gli anni, il video nel quale andrò a pronosticare tutta, e sottolineo tutta, la UEFA Champions League dal primo turno alla finalissima. Un video difficilissimo, un video praticamente impossibile da azzeccare, però un video divertente che ci tenevo a fare. Cosa importante, non so se è già uscita o se uscirà a breve, ma se lasciate tantissimi mi piace, probabilmente farò uscire anche la mia simulazione completamente a caso della UEFA Champions League, per vedere, secondo simulazione, chi vincerebbe appunto questo torneo, che insomma questa Champions League, però immaginaria sostanzialmente, considerando che la sto simulando. Dico però anche un'altra cosa, vi dico che vorrei far uscire, se lasciate tantissimi piace, anche il mio pronostico e la mia simulazione di Europa League e Conference, ma probabilmente usciranno su Simone Sequel, il mio altro canale che trovate qua sotto in descrizione, quindi seguitemi. Usciranno dopo di questo, innanzitutto perché si giocano dopo di questo, e secondo di poi, ancora più importante, perché ovviamente le terze vanno in Europa League, le altre terze dell'Europa League vanno in Conference e via discorrendo, quindi il motivo principale è questo. Detto questo, lasciate tantissimi piace, iscrivetevi a questo canale e noi partiamo subito. Allora, City Lipsia secondo me parte con la vittoria del City, poi Bruges PSG, Lipsia Club Bruges, Lipsia PSG, City PSG, Bruges City PSG, no, PSG, che perché ho scritto Lille, PSG Lipsia, scusate, PSG Lipsia PSG, Lipsia PSG, vince Lipsia a sorpresa. Manchester City, Club Bruges, Manchester City, City PSG, pareggio. Bruges Lipsia, 3 punti per il Lipsia. Anzi, vince il Club Bruges, guarda che vi dico, Lipsia City, no, pareggio. E il PSG batte il Bruges. Quindi il PSG fa 3, 6, 9, 10, 11, 13 punti. Quindi ricalcolo, 3, 6, 9, qui perde 10, 13 punti. Dovrebbe essere arrivato primo, PSG 13, primo. Manchester City fa 3, qua perde 6, 9, 10, 11 punti, quindi secondo il City con 11 punti. Lipsia fa 0, qui 3, poi qui 0, sta 3, qui 3 so 6, qui Lipsia perde e qui pareggia. Lipsia arriva terzo con 7 punti, poi quarto il Club Bruges, qua fa 0, qua vince ne fa 3, qua ne fa 0, qua ne fa 0, qua ne fa 0 e qua ne fa 0. Club Bruges che arriva ultimo con 3 punti. E non convertito, ma con 3 punti. E questo è il girone A. Ci si passano PSG prima e City seconda. Io vado subito sotto, qui inizieranno gli ottavi. E qui scrivo teste di serie PSG e teste di minchia Manchester City. Perfetto, ho scritto teset, ma teste va più che bene. Perfetto, importantissimo farlo, lo abbiamo fatto. Detto questo, andiamo al girone B. Andiamo un po' più veloci perché sennò finiamo dopodomani. Andiamo direttamente al girone B. Eccolo qua il girone B. Liverpool-Milan, si parte alla grande, ragazzi. Siete pronti, siete carichi? Speriamo di sì, perché altrimenti. Liverpool-Milan, vince il Liverpool 2-0 secondo me. Anzi no, vince il Liverpool, non lo so, magari faccio poi un video dedicato con i risultati esatti. Atletico-Porto, vince l'Atletico. Milan-Atletico, vince, pareggiano. Porto-Liverpool, pareggia. Atletico-Liverpool, vince l'Atletico. Porto Milan pareggiano, non un buon inizio per il Milan, che però poi batte il Porto. Il Liverpool secondo me batte l'Atletico, il Liverpool batte anche il Porto, il Milan pareggia a Madrid, il Porto contro l'Atletico vince pareggiano e il Milan nell'ultima giornata batte il Liverpool. Allora, Liverpool che io ho fatto fa 3, 4, 3, 4, poi aspettate un attimo, qui perde il Liverpool, 7, 10, 11 punti, no, 10 punti il Liverpool, secondo me dovrebbe essere secondo con 10 punti il Liverpool, fermi un attimo, Liverpool 10 secondo, poi Atletico 3, 4, 5, 6, 7, qua perde, qua pareggia 8, qua 9, no, allora Liverpool 10, Liverpool 10, Atletico 9, quindi il Milan dovrebbe essere tecnicamente fuori dalla Champions, non ve lo auguro ovviamente amici milanisti, Milan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punti per il Milan, fermi tutti, allora Milan-Atletico pareggio, Atletico-Milan pareggio e porca la puttana, allora chi passa tra Milan e Atletico? Facciamo così, anche for fun proprio, faccio passare per differenza reti il Milan, così, perché mi diverte. E allora dico che secondo me il pronostico passa il Milan. Il Porto chiude ultimo, fa un punto qua, 0 qui, 0 qui, un punto qui e son 2, un punto qui e son 3, fa 3 punti il Porto alla fine. Quindi Liverpool che passa primo ed è testa di serie insieme al Paris Saint Germain, mentre qui ci va il Milan che passa come seconda, ma magari. Andiamo avanti, procediamo con il girone C. Gruppo C, Beşiktaş contro Borussia Dortmund pareggiano.
Sporting Ajax pareggiano, l'Ajax batte il Beşiktaş, il Borussia batte lo Sporting, poi il Beşiktaş batte lo Sporting, l'Ajax pareggia con il Borussia, Borussia che poi vince con l'Ajax, lo Sporting batte il Beşiktaş, pareggiano Beşiktaş e Ajax, Sporting vince contro il Borussia a sorpresa, poi Ajax che batte lo Sporting e Borussia che batte il Beşiktaş. Un casino di 1-0-2 in questo frangente. Quindi Borussia che ha fatto? Un pareggio qua, e fino a qua ci siamo e non ci piove. Un punto, poi Beşiktaş qui 0 rimane a 1, qui vince va a 4, qui rimane a 4, 5 perde. Quindi il Beşiktaş ha 5 punti, secondo me è ultimo, io lo scrivo ultimo, poi magari lo cambiamo. Poi dovrebbe essere primo il Borussia, Borussia ha un punto, 3 sono 4, 1 e sono 5, 3 e sono 8, qua 0 e qua 11, e il Borussia tecnicamente dovrebbe essere primo, penso io. Poi andiamo avanti. Sporting fa un punto qua, 0 qua sta 1, 0 qua sta 1, e qua vince va 4, qua vince va 7, qua perde. Secondo me lo Sporting alla fine chiude terzo con 7 punti, vediamo un po'. C'è l'Ajax, qua vince va 3, 4, qua perde, qua pareggia e sono 5, qua vinte sono 8, qua pareggia e sono 9, ma non l'ho presa. Ajax 9, quindi Borussia 11, Ajax 9, Sporting 7, Beşiktaş 5, quindi Borussia e Ajax, le due squadre a passare il turno. Borussia come testa di serie e Ajax, quindi come vi dicevo poco fa, come testa di minchia. Vediamo con il gruppo gruppo D, Sheriff, Shakhtar, Inter, Real, 2 per lo Shakhtar, il Real vince a Milano, 2 dell'Inter secondo me, il Real vince con lo Sheriff, il Real secondo me perde con lo Shakhtar, l'Inter vince con lo Sheriff, poi il Real Madrid batte lo Shakhtar, l'Inter vince con lo Sheriff, l'Inter... vince con lo Shakhtar, il Real Madrid batte lo Sheriff, poi lo Shakhtar vince lo Sheriff e l'Inter, no, perde con il Real Madrid. Quindi tecnicamente dovremmo avere un Real Madrid che ha vinte tutte tranne quella con lo Shakhtar, quindi Real Madrid che va a primo a 15 punti. Poi abbiamo l'Inter seconda che ha fatto 9 punti secondo me, attenzione però, l'Inter ha fatto sconfitta, vittoria, Inter ha fatto vittoria, l'Inter ne ha vinte 2, alla fine ha vinte 4, 12 punti, lo Shakhtar ne ha vinte 3, quindi 9 punti per lo Shakhtar, e invece lo Sheriff non ne ha vinta nessuno e quindi va a 0 punti, ultimissima in classifica. Proprio per questo andiamo a far vedere Real Madrid testa di serie, come dicevo, e l'Inter testa, e vorrei fare una linea qua perché mi dà fastidio, e l'Inter testa di minchia, eccola qua, Inter. Procediamo, girone F, gruppo F della nostra UEFA Champions League, no, gruppo E prima, cioè poi F, prima facciamo l'E, se no. Barça-Bayern, allora, Barça-Bayern vince il Barcellona, Dinamo Kiev-Benfica, pari, Benfica-Barcellona, sorpresa vince il Benfica, Barcellona-Bayern-Dinamo Kiev vince il Bayern, Barça batte il Dinamo, Benfica-Bayern pareggia, Bayern batte il Benfica, Barcellona vince con la Dinamo di Kiev, Dinamo Kiev-Bayern 2, Barça-Benfica 1, Bayern-Barça X e Benfica-Dinamo Kiev-X, quindi... Tecnicamente il Bayern Monaco dovrebbe aver fatto i punti di tutti, penso. Allora, ha vinto la prima, quindi 3. No, ha perso la prima. La seconda l'ha vinta 3. Poi ha pareggiato 4. Poi ne ha vinta 7. Poi ha vinto 10. Poi ha pareggiato 11. Non so così sicuro, Barcellona che? Qui ha vinto 3. Qua ha perso. Qua ha vinto 6. Qua ha vinto 9. Qui ha vinto 12-13. No, quindi Bayern 11 seconda. Barcellona prima con 13 punti. Ci sta, Barcellona prima con 13 punti, poi il Benfica ha fatto un ottimo girone in realtà, perché qui l'ho fatta pareggiare da un punto, e qui ha vinto e sono 4, qui ha pareggiato e sono 5, ha perso l'ultima, ha vinto e sono 6, peccato perché avesse vinto le altre 2, 6, 7, 8, 9, 10 punti, sarebbe comunque uscito, ma avrebbe fatto sicuramente più bella figura. La Dinamo di Kiev ha fatto 2 punti contro il Benfica, passano Barcellona primo e Bayern Monaco secondo, quindi facciamolo subito immediatamente, Barcellona primo e Bayern Monaco. Secondo in classifica, ci sta, va bene, è una bella cosa, può capitare. Poi gruppo F, Young Boys, Manchester United 2, Villarreal, Atalanta 2, Atalanta, Young Boys 1, Manchester United, Villarreal 1, Young Boys, Villarreal 2, Manchester United, Atalanta 1, Villarreal, Young Boys 1, l'Atalanta che pareggia contro lo United, Villarreal United, dove vince Villarreal a sorpresa, l'Atalanta vince con lo Young Boys, e poi l'Atalanta che batte il Villarreal all'ultima giornata, mentre lo United batte lo Young Boys, quindi United che fa 3, 6, 9, 10, quindi li fa un punto, qui fa un punto, 10,
11-12-13, United primo a 13 punti, secondo posto, cioè andiamo a mettere, non so se c'è l'Atalanta, vediamo un po', Atalanta 3, 6, 6 qui perde, qui pareggia 7, qui vince 10, penso proprio che l'Atalanta sia seconda a 10 punti, Villarreal dovrebbe tecnicamente essere terzo, quindi 0, 3, 6, 9, qui ha perso, mamma mia l'Atalanta quanto ha rischiato l'ultima giornata, ha vinto lo sconto diretto e ha superato, e poi lo Young Boys che chiude ultimo, compenso 0 punti. Con 0 punti, non 90 ma 0, e quindi in questo momento United e Atalanta che passano il turno, tecnicamente si va verso questa cosa, quindi United testa di serie e Atalanta seconda. Detto questo passiamo al gruppo G con Siviglia, Salisburgo, Lille e Wolfsburg, gruppo stranissimo. Quindi Siviglia che per me batte il Salisburgo mentre il Lille perde col Wolfsburg. Poi il Salisburgo batte il Lille mentre il Wolfsburg e il Siviglia pareggiano. Poi Lille-Siviglia secondo me vince il Siviglia mentre Salisburgo e Wolfsburg pareggiano. Poi il Siviglia batte il Lille mentre il Wolfsburg batte il Salisburgo. Poi il Siviglia batte il Wolfsburg mentre il Lille pareggia col Salisburgo. E poi Wolfsburg e Lille pareggiano e Salisburgo che perde in casa con il Siviglia. Quindi sicuramente ultimo in classifica il Lille con 2 punti. Poi dovrebbe essere passato prima il Siviglia. Vince qua 3, pareggia qua 4, qua vince 7, qua vince 10, qua vince 13, sì, qua vince 16, mamma mia ragazzi, il Siviglia ha fatto 16 punti. 16 punti vuol dire tanto di cappello. Poi, secondo posto, credo il Wolfsburg, vediamo un po'. Wolfsburg qua vince 3, qua pareggia 4, qua pareggia 5, qua vince 8, qui perde 8, va bene, qui pareggia 9. Credo che il Wolfsburg sia arrivato secondo con 9 punti. Vediamo un po' se il Salisburgo ha fatto di meglio. Qua perde, qua vince 3, qua pareggia 4, qua perde, qua pareggia 5, qua perde. No, Salisburgo che chiude con 5 punti, quindi Siviglia primo e Wolfsburg secondo. Andiamo a metterli subito, Siviglia testa di serie e Wolfsburg seconda. Poi, ultimo girone che è quello della Juventus, il Chelsea secondo me batte lo Zenit, mentre la Juventus vince in casa del Malmö. Zenit batte il Malmö, mentre la Juve vince con il Chelsea. Poi Zenit e Juve pareggiano anzi, mentre il Chelsea batte il Malmö, la Juve batte lo Zenit, mentre il Chelsea vince in casa del Malmö, il Chelsea batte la Juve, mentre il Malmö pareggia con lo Zenit. Zenit che all'ultima giornata batte il Chelsea, mentre la Juve batte il Malmö. Allora, andiamo a cercare di capire quello che ho creato. Credo che la Juve sia passata prima comunque. Qui fa 3, 6, 7, 10, 10, 13 punti, sì, prima. Poi secondo dovrebbe, e spero, deve essere passato il Chelsea. 3 punti qua, qua 0, qui ha vinto 6, qui ha vinto 9, qui ha vinto 12, assolutamente sì. Meno male che ha perso l'ultima per la Juve, se no passava addirittura primo. E poi appunto l'ultima, lo Zenit che fa un gran percorso in realtà. Zenit che fa un gran percorso, vi dicevo. L'unico punto dove che butta, gli unici punti che butta sono quelli del Malmö, qua un punto, qui vince va 4, qui no, qui fa un punto e sono 5, qui vince va 8, qui ha perso, lo Zenit chiude a 8, il Malmö chiude a 1, quindi Juve prima e Chelsea seconda, Juve prima e Chelsea seconda. Ora detto questo, visto che devono essere i miei pronostici, vi pronostico anche quali saranno appunto gli accoppiamenti. Faccio così, copio direttamente tutte queste squadre qua, le vado a mettere qua, tanto devo solamente accoppiarle. Quindi Saint Germain che può beccare Saint Germain, eccole qua, queste qui sono le teste di serie, queste qui sono le teste di minchia. Saint Germain che può beccare City, Milan, Milan, Ajax, Inter, Bayern, Atalanta, Wolfsburg e Chelsea. E secondo me il Paris Saint Germain agli ottavi becca il Wolfsburg. Poi andiamo avanti, Wolfsburg lo cancelliamo. Poi Liverpool che può beccare tutte tranne il City, tranne il Milan, tranne il Chelsea. Il Liverpool secondo me becca l'Atalanta, e quindi sarà Liverpool Atalanta. Poi Borussia Dortmund che può beccarle tutte fuorché Bayern Monaco, e secondo me il Borussia Dortmund pesca il City, ho questo presentimento. Poi Real Madrid che può beccarle tutte. Con chi stava nel girone il Real Madrid? Il Real Madrid era nel girone con l'Inter, quindi non può beccare l'Inter. Il Real Madrid non può beccare l'Inter. Il Real Madrid, oltre che l'Inter, in teoria, tecnicamente, non potrebbe beccare nemmeno le spagnole, ma non ce ne sono. E secondo me il Real Madrid becca l'Ajax. Me la sento così, Real Madrid, Ajax. Poi il Barcellona, che non può beccare il Bayern, becca un'italiana, becca secondo me l'Inter. Mentre lo United becca il Milan, non me lo auguro ma ho paura che sia così. Poi il Siviglia chi è che non può beccare? Il Siviglia passa nel girone del Wolfsburg, quindi
può beccarle entrambe, può beccare una tra Bayern e Chelsea, le cancelliamo entrambe. Secondo me la Juve non può beccare il Chelsea, quindi becca il Bayern, e il Siviglia becca il Chelsea. Quindi le ho fatte passare tutte le italiane, però sempre che ho voluto dare uno schiaffone, perché all'Atalanta gli ho messi il Liverpool, al Milan gli ho messo lo United, all'Inter gli ho messo il Barcellona e alla Juve gli ho messo il Bayern. Facevo prima a darmi una testata sui coglioni. Detto questo, andiamo avanti. Paris Saint-Germain Fosburg, per me passa il Paris Saint-Germain. Liverpool-Atalanta, per me passa il Liverpool. Borussia Dortmund City, per me passa il Real Madrid. Ajax, per me passa il Real Madrid. Barcellona-Inter, per me passa il Barcellona. United-Milan, per me passa lo United. Siviglia-Chelsea, per me passa il Chelsea. A sorpresa la Juve elimina, secondo me, il Bayern Monaco. Quindi la Juve è l'unica italiana che rimane dentro ai quarti di finale. Paris Saint-Germain lo vado ad accoppiare contro il non il Real Madrid, perché secondo me il Real Madrid sicuramente c'è. Manchester United-Juventus, perché Ronaldo torna a Torino, secondo me. Quindi questo scontro c'è. Poi il Chelsea lo accoppio con il Real Madrid, mentre PSG lo accoppio con Barcellona, lo metto qua, non con il PSG. Quindi c'è il Liverpool che lo metto contro il Paris Saint-Germain. Tanto adesso si possono beccare tutte, non ho più nemmeno bisogno di pensare a chi può andare contro cosa. Il Manchester City contro il Barcellona. Allora, Paris Saint-Germain che vince contro il Liverpool e lo elimina. Il Real Madrid che elimina il Chelsea. La Juve che elimina il Manchester United. E no, lo United che elimina la Juventus. E il Barcellona che elimina il City. Quindi le semifinali sono Real United con Ronaldo che affronta anche il Manchester United, e Barcellona contro PSG, tra l'altro con Messi che torna a Barcellona. Ecco, queste sono le semifinali. Sarebbe bello fermarmi così, ma non posso. Sarebbe bello mettere un classico in finale, però no. Però voglio dirvi che secondo me la finale sarà Manchester United contro Paris Saint-Germain, e quindi ci vediamo in finale Ronaldo contro Messi, così d'amblè. Guardate che cosa ho tirato fuori. E lo vince, la vince lo United, vince Ronaldo. Per me Messi perde in finale con la maglia del Paris. Il Paris non vince manco quest'anno, e vince il Manchester United della UEFA Champions League. Sarebbe una Champions League divertente. E fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto domani, se vi va la simulo, oppure oggi. Quindi dovete lasciare una marea di mi piace, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, tantissimi mi piace, buon ciao alla linea come sempre. Ci vediamo al prossimo video.